Benvenuti a Legge Euforia, sono con Gianni Colacione, il nostro direttore di Liberi TV, e insieme vi diamo un po' di aggiornamenti su tutto quello che succede nel mondo antiproibizionista e sulle novità, sulle strategie, sulle politiche, sulle droghe e sulla guerra alla droga, la war on drug, la famigerata war on drug. E io comincerei subito con, diciamo, quelle che sono le buone notizie. Le buone notizie vengono dall'America in primo luogo, dove a New York Cuomo e Bloomberg sono finalmente d'accordo, basta arresti per piccole quantità di marijuana. Andrew Cuomo, governatore dello stato di New York, che nel passato invece era stato, diciamo, abbastanza un proibizionista convinto, e anche Bloomberg, che in passato era stato molto severo nei confronti dei possessori di marijuana, finalmente si sono accorti, era il sindaco, Bloomberg era il sindaco di New York, si sono accorti finalmente che questa legge che produce più arresti di qualunque altro tipo di reato per il consumo e possesso di marijuana colpisce in particolare le classi più disagiate, per cui c'è una grandissima quantità di ragazzi ispanoamericani, neri e appartenenti, a parte il colore della pelle oppure l'etnia o la razza, però appartenenti agli strati più disagiati, che poi si vedono anche ulteriormente penalizzati dal fatto che una condanna per questo tipo di reato rappresenta poi un ostacolo enorme per l'educazione e per l'occupazione, perché è come una macchia che ti resta poi a vita ed è tutto svantaggio delle minoranze, delle persone che vivono nei quartieri più poveri. I dati sono che lo scorso anno un arresto su 7, ovvero 50.684 arresti, sono stati effettuati dalla polizia di New York per il possesso di piccole quantità di marijuana. Nessun altro reato ha mandato in carcere un numero così alto di persone. Secondo i dati presentati dal New York Times, fra il 2002 e il 2011 gli arrestati sono stati 400.000. Mentre il possesso di piccole quantità di marijuana è stato depenalizzato in una dozzina di stati, compresi Connecticut e California, che si sono aggiunti lo scorso anno, ancora per adesso a New York la situazione è ben diversa. Finalmente questo governatore dello stato di New York, sostenuto dal sindaco di New York, quindi Cuomo e Bloomberg, si sono decisi a intraprendere una battaglia per depenalizzare il possesso di piccole quantità di marijuana. Cuomo vorrebbe una nuova legge per ridurre in maniera notevole il numero di persone arrestate e si parla di una legge che praticamente vorrebbe che il possesso di una quantità pari o inferiore a 25 grammi fosse considerato soltanto una violazione punibile con un'ammenda massima di $100 in caso di prima infrazione. E Bloomberg ha promesso il suo appoggio perché la legge passi prima della fine della legislatura. E loro ricordano naturalmente appunto che questa piccola macchia nella fedina penale poi diventa un enorme ostacolo, un ulteriore motivo di svantaggio per i ragazzi. Ed è interessante perché comunque qui non si parla di una vera e propria legalizzazione, ma di una depenalizzazione che, diciamo, è un primo passo comunque nella direzione auspicata. Se ne è parlato anche in Italia di depenalizzazione, se ne parla spesso. Anche la legge, la recente legge che è stata calendarizzata finalmente, quella di Rita Bernardini sulla depenalizzazione per la coltivazione domestica, anche lì si parla di depenalizzazione, perché naturalmente è più facile, diciamo, un approccio graduale. Noi vorremmo che fosse del tutto legalizzata, però già un approccio graduale che permette se non altro di non essere messi in manette in carcere a causa di possesso di piccole quantità, come dicono qui per New York, oppure a causa di, per l'appunto, coltivazione domestica di canapa, tipo questa, cioè potrebbero venire e farmi una multa, invece in teoria adesso per questa scemenza, che poi non è una scemenza, per questa bella piantina potrebbero venire e mettermi delle manette ai polsi e portarmi direttamente al gabbio, come si dice a Roma. E quindi questo diciamo che Anche è una. apotica, si dice. Non ti ho sentito, c'è la voce che va e che viene, Gianni. No, dicevo, altro modo di dire in prigione a Roma è apotica, si va a bottega. A bottega. A bottega, perfetto, a Sa anche bottegone. questa. Comunque, Claudio, su questa Ascolta. cosa volevo dirti, visto che oggi abbiamo appunto una leggera euforia di tenore internazionale, che su questa cosa degli Stati Uniti io penso, volevo sapere appunto tu che cosa ne pensavi, che potrebbe avere una certa influenza anche
sull'esito positivo appunto di questa legge. L'ultima, se non sbaglio, biografia è uscita di Obama, dove si narra, appunto, si dice, e Obama mi pare che non abbia smentito, che anche lui abbia fumato e anche abbastanza assiduamente fino a un certo periodo della sua gioventù marijuana. Tu che ne pensi? Certo, sì, penso di sì. Devo dire che Obama, al di là delle grandi speranze che si erano aperte al momento della sua elezione, poi è stato piuttosto invece schierato col proibizionismo in generale, diciamo, ma anche e soprattutto in quello che è stata la sua politica verso il Messico, verso i paesi del Sud e del Centro America. È stato schierato, diciamo, dalla parte della war on drug, e non si è opposto anche in occasione del referendum in California. Si è schierato nettamente contro la legalizzazione, dando un parere che forse ha anche influito sul voto, perché alla fine comunque il pensiero del presidente giustamente influisce anche sul voto. Per certo. Cui sì, il fatto che lui l'abbia consumata sicuramente è interessante, e però diciamo che da Obama sinceramente ci aspettavamo di più rispetto a questo argomento, e non abbiamo avuto assolutamente nulla, anzi devo dire una delusione grossa. D'altra parte si capisce che un presidente degli Stati Uniti bisogna che si muova in equilibrio con tanti poteri, per cui anche per lui molto probabilmente non è facile, però appunto perché il presidente nero avrebbe dovuto tenere presente proprio questo particolare aspetto del quale parlano Cuomo e Bloomberg quando dicono che poi questa legge va a incidere maggiormente in maniera più pesante su delle classi che già sono svantaggiate in partenza, per cui è più facile anche magari che vengano prese perché fumano per la strada, fumano in giro, non sono dei ragazzi bene che si fanno le loro canne, i loro salotti tranquillamente, ma sono più a rischio di essere presi, e poi in più appunto questa macchia sulla pedina penale poi gli risulta ulteriormente di svantaggio per quella che è la ricerca del lavoro. E questo Obama, essendo nero, dovrebbe essere uno che comunque lo tiene presente, perché in ogni caso è un problema che lo tocca da vicino. E quindi sì, io su Obama niente, ho poca fiducia, però comunque il fatto che abbia fumato marijuana ci fa piacere, perché dimostra che non tutti quelli che fumano marijuana buttano i bambini nei fiumi e non distinguono il semaforo rosso dal verde, ma anzi possono diventare presidenti degli Stati Uniti, quindi comunque sempre una buona reclame, diciamo, no? Potremmo dire sì. Fuma marijuana e diventerai presidente degli Stati Uniti invece che schizofrenico, no? No, dicevo, diventerai schizofrenico, no, ci sono anche esempi che proprio uno schizofrenico non diventa, anzi è considerato comunque una figura fra le più autorevoli del mondo il presidente degli Stati Uniti, quindi certo. Un'altra notizia simile, diciamo, ci viene dall'Argentina, sempre per restare sul continente americano, questa volta dal Sud America, dove in settimana si riuniranno Corte Suprema e Potere Esecutivo per gettare le basi di una legge che vuole combattere il narcotraffico permettendo il consumo personale e l'autoproduzione. Quindi qui si va proprio non soltanto sul fatto, sugli effetti, sui diritti dei cittadini e di quelli più svantaggiati, ma si va proprio sull'aspetto di combattere il narcotraffico attraverso una legalizzazione e proprio letteralmente legalizzazione della cannabis, ma qui penso che si parli anche di altre droghe, infatti la stavo leggendo. Questo mercoledì, infatti, l'iter legislativo, ecco, intendo di criminalizzare i giovani che fumano le canne, quindi si parla soltanto di cannabis. Naturalmente, questa è una cosa molto discussa, perché per noi è evidente, per noi antiproibizionisti, il legame fra mafie e narcotraffico e proibizionismo è evidente e salta agli occhi, magari non per tutti è così. Però ricordiamo che la maggior parte dei guadagni che poi arrivano alle narcomafie, grazie alle quali poi queste si tengono in piedi e anche poi effettuano grandi operazioni di corruzione politica e di corruzione delle forze dell'ordine, il denaro poi alla fine diviene dal narcotraffico. Il narcotraffico si basa sul proibizionismo, perché dove una cosa è proibita, oltre agli altri effetti, anche fa aumentare i prezzi. Per cui questi sono veramente quantità ingenti, migliaia di miliardi, quantità ingentissime che vanno a finanziare le mafie praticamente. In Argentina c'è stata una grande mobilitazione a sostegno di questa possibilità, di questa legge che verrà discussa, da parte dei consumatori, dei fumatori. Hanno marciato fino a sotto il Parlamento, dove si sono ritrovati in circa 300.000, quindi vedi, proprio una bella manifestazione di massa molto forte, che magari ci fosse anche in tutte le nazioni, perché dimostra comunque un numero di persone che si mettono in gioco e anche che scendono in piazza
per difendere il diritto o la facoltà, insomma, comunque il diritto a esercitare la facoltà del consumo privato. Nella legge, dice qua nell'articolo, rientrerebbero poi anche altri tipi di droghe, però in merito a questo, dice, ancora si deve fare chiarezza e quindi non ci si allarga a parlare di altri tipi di droghe. A essere depenalizzato sarebbe anche il trasporto della droga in quantitativi di chiaro scopo commerciale, in modo da permettere la scarcerazione o quantomeno la riduzione della pena per le cosiddette mulas. Le mulas sono le donne che vengono praticamente sfruttate da grandi narcotrafficanti e usate come corrieri. Quindi qui si parla anche dei piccoli spacciatori, un discorso che molte volte abbiamo fatto, il fatto che poi questi piccoli spacciatori possono diventare venditori legalizzati, e questo naturalmente servirebbe a migliorare la qualità del prodotto venduto, naturalmente. Levare di carcere un sacco di persone che alla fine criminali non è, spesso solamente in condizioni di bisogno, e comunque a far emergere un'economia che è completamente al nero, riuscire a farla emergere e a farla risultare al bianco e poi anche tassata, naturalmente. Tra l'altro, come dice giustamente qua, queste donne usate come corrievi, le mulas, sono convinti, e molto probabilmente hanno ragione, che nella stragrande maggioranza dei casi le mulas debbano essere considerate come vittime del narcotraffico e non colpevoli dello stesso, perché praticamente sono vittime, sono donne che a causa di bisogno, ma spesso anche di ricatto proprio, vengono letteralmente costrette, come quelle che mandano con gli ovuli, che ingoiano gli ovuli di cocaina, cioè gente che rischia la vita magari per $1,000, perché poi in realtà ci guadagnano molto più di $1,000 su quello che loro portano, però loro fanno proprio la parte sporca del lavoro, ma non possono essere recuperati assolutamente al narcotrafficante che poi ce li manda. E questa era per quanto riguarda l'Argentina e New York. L'Argentina non l'avevamo messa fra gli argomenti preannunciati perché ancora non era uscita questa agenzia, o forse non l'avevo trovata. Questa l'ho presa dal sito, tra l'altro mi fa piacere citarlo, Overgrow, che è www.overgrow.it, che è un sito molto attivo, è uno dei migliori per trovarci notizie sull'antiproibizionismo, insieme a aduc.it e a legalizziamolacanapa.org. Direi che sono i tre siti dove si trovano maggiormente le notizie in italiano più attuali e più interessanti sulle politiche sulle droghe. E quindi passiamo alla Francia, qui si ritorna in Europa, dove c'è stato questo grande rumore che ha fatto la ministro delle politiche abitative del nuovo governo, Cécile Duflot, che si è detta favorevole alla depenalizzazione della cannabis, con l'obiettivo di far diminuire il traffico di stupefacenti e la violenza e di avere una politica di salute pubblica. Ha dichiarato la ministra, far diminuire il traffico di stupefacenti, bisogna considerare la cannabis come l'alcol e il tabacco, stesso regime. La politica di salute pubblica e prevenzione, in particolare verso i più giovani. Questo dibattito non è nuovo in Francia, non è che arriva adesso Cécile Duflot dal nulla, è un dibattito che è cominciato moltissimi anni fa, già nel 2003, io ho ritrovato una delle prime notizie, ma molto probabilmente ci saranno anche precedenti. Già nel 2003 c'era stata un'uscita del... Mi trovo l'agenzia anche di questo, perché non vorrei dire scemenze che poi a volte mi dimentico i nomi e magari li dico anche sbagliati. Eccolo qua. Già nel 2003 Daniel Vaillant, che era un ex ministro, no, adesso è ex ministro degli interni, ma nel 2003 non dice la carica che avesse, comunque un nuovo politico socialista, già nel 2003 in un'intervista al quotidiano Libération aveva detto: se vogliamo ridurre il numero dei consumatori di droghe leggere in Francia dobbiamo depenalizzare, non c'è altra strada. Questa dichiarazione del 2003 poi ha avuto un seguito nell'altro anno, nel 2011, dove c'era stato un rapporto sul tema fatto da un gruppo di reporter socialisti. Questo rapporto era stato accolto positivamente anche da conservatori, anche da storici conservatori, qua cita in particolare l'ex premier Dominique de Villepin, e è stato molto discusso all'interno del Partito Socialista anche durante le presidenziali recenti, tanto che mentre Hollande si era dichiarato più volte addirittura del tutto contrario alla depenalizzazione, quella che era stata la candidata delle primarie opposta a lui, Martine Aubry, che è anche segretario del Partito Socialista Francese, ha fatto una dichiarazione pubblica prima ancora della campagna presidenziale, nella quale invece auspicava
una ripenalizzazione sempre con gli stessi motivi, naturalmente, che poi sono gli stessi per tutti, per cui si cita un'idea di salute pubblica da una parte e anche un'idea poi di togliere il guadagno al narcotraffico e legalizzare, i motivi poi sono sempre quelli alla fine. Però questa, diciamo, questa ultima uscita della ministra, essendo lei ministra in ogni caso, ha fatto molto scalpore e ha riaperto ulteriormente un'altra volta, dopo che si era già riaperto l'altro anno grazie a questa iniziativa dei Partiti Socialisti, ha riaperto il dibattito, per cui in questi giorni è molto vivo e ci sono diversi programmi, articoli sui giornali, diciamo comunque finalmente se ne riparla anche in Francia, che comunque è sempre, finché se ne parla è sempre una cosa positiva, perché almeno c'è dibattito. Devo dire che in Italia un po' è aumentato negli ultimi mesi, sempre di più, noi vediamo poi articoli che escono a volte anche negativi, come quello di stamani, no? Era di stamani quello che la marijuana fa più male delle sigarette, sul Corriere della Sera, o ieri o oggi è uscito questo articolo. Se tu mi dai la possibilità, non so se tu già sei al corrente, c'è una notizia che adesso sta girando dall'eco.it, ma insomma adesso che la riprende, che proprio viene dagli Stati Uniti, sulla famosa droga che procura e che agevola il cannibalismo. Non so se tu hai letto questo. Su questo c'è una dichiarazione del Dipartimento Politica Antidroga, di Seppelloni, su questo io c'ho. Io sono preparata. Sì, allora ecco, raccontiamo anche questa, perché insomma dobbiamo dire che in controtendenza c'è una certa prudenza anche sul proibizionismo da parte di Seppelloni. Esatto. Te dimmi pure quella che volevi sul Leggo, che cosa dicono? Ma dicono appunto che a Miami, si legge la notizia, l'incipit suscita comportamenti aggressivi e secondo le forze dell'ordine sarebbe tra le cause dei recenti episodi di cannibalismo avvenuti negli Stati Uniti. È soprannominata Settimo Cielo ed è la nuova droga sintetica molto pericolosa. E quindi si collega, diciamo, agli effetti di questa droga, alcuni episodi di cannibalismo o tentativi di antropofagia, insomma, che ci sono stati, e però appunto c'è appunto questa precisazione prudenziale, insomma, ecco, di cui appunto tu, che sei più preparato di me, puoi meglio illustrare. Sì, dunque il DPA sulla droga che causerebbe cannibalismo, finalmente devo dire che dice una cosa saggia, e dice non c'è alcuna evidenza scientifica, meno male, perché io pensavo che invece Seppelloni si precipitasse e dicesse sì, non solo si buttano i bambini nei fiumi, ci si mangia l'un con l'altro, no? E quindi in merito a questo allarme intervengono dicendo, tra l'altro dicono una cosa diversa da quella che ti hai letto, anche questo è curioso, nel senso che poi c'è una disinformazione, un'ignoranza, per cui non si capisce bene, perché la sostanza cosiddetta bath salts in realtà è un termine generico che indica prodotti sotto forma di polvere bianca, una sostanza individuata dal sistema di allerta del DPA, naturalmente loro l'hanno già individuata, ci mancherebbe, è già posta fuori legge. Loro dicono si chiama Ivory Wave, che sarebbe, mi sembra, onda d'avorio o qualcosa del genere, forse di conoscenza, che effettivamente contiene il catinone sintetico metilene di ossipirovalerone, peraltro già tabellato dal Ministero della Salute nel 2011. In realtà, ha dichiarato Giovanni Seppelloni, si è visto che polveri analoghe contengono droghe sintetiche del tipo catenoni. I catenoni sintetici vengono venduti anche come fertilizzanti. Queste sostanze sono analoghe alle anfetamine, si tratta quindi di stimolanti del sistema nervoso centrale, della cui tossicologia e in generale del profilo farmacologico si sa ancora poco. In relazione quindi alla segnalazione sul cannibalismo fatta in queste ore, non ci risultano ancora risultati analitici ufficiali dal governo americano né evidenze scientifiche che esistano droghe che causino un comportamento aggressivo così specifico. Spesso la fantasia supera la realtà, dice Seppelloni. Pensa, finalmente, devo dire che in questo caso finalmente è una parola di saggezza, perché mi sembra veramente, ora per carità, le sostanze sintetiche poi sono veramente di tutti i generi e ce ne sono alcune addirittura che inducono al suicidio, per cui voglio dire sicuramente su quelle sintetiche. Ora la cosa assurda è che lui pretendesse di dirci che la cannabis faceva buttare i bambini nei fiumi, che era Giovanardi in realtà, non Seppelloni, però sicuramente sulle droghe sintetiche, prodotti di sintesi che possano indurre comportamenti autoaggressivi o aggressivi verso altri, certamente possono indurli. Certo, rimane il fatto che la responsabilità comunque, secondo me, rimane sempre della persona che compie un atto.
Tra l'altro, come dice giustamente questa volta Serpelloni, questo è un comportamento specifico, cioè non è un'aggressività, diciamo, generica, no? Per cui tu diventi aggressivo, diventi violento più di quello che saresti e sfoghi in qualche modo questa violenza. Questa è proprio un'induzione al cannibalismo, ma è una cosa abbastanza assurda se uno ci pensa che sia possibile che una sostanza induce quel tipico comportamento, no? Sì, magari sì. Persone che già sono portate a questo tipo di servizio. Siamo a, praticamente abbiamo altri 9 minuti, quindi abbiamo. Ti lascio la. Scusami Gianni, ma la tua voce o sono io o purtroppo va e viene e non riesco a sentirti? No, volevo dirti che abbiamo altri 9-10 minuti. Allora vado avanti subito, perché se no, vedi come passa il tempo, è incredibile come passa il tempo, veramente, una cosa, meno male, vuol dire che comunque abbiamo cose da dire. Allora, Ecuador, la nuova frontiera del narcotraffico, e qui siamo in pieno, invece che delle buone notizie, siamo in pieno dei begli effetti delle politiche proibizioniste e della war on drugs. Le statistiche della Divisione Nazionale Antinarcotico dell'Ecuador indicano un allarmante incremento delle attività legate al narcotraffico. Nel 2011 le autorità hanno sequestrato 26 tonnellate di droga. Voglio dire, poi quando si parla di questi sequestri come quello anche di oggi, di 400 kg, ci si rende conto di quanto siano ridicole queste cifre rispetto poi ai volumi del narcotraffico. Qui si parla in un anno sequestrati in un paese 26 tonnellate, per cui rendiamoci conto, insomma, rispetto a 400 kg cosa può essere. Tuttavia i sequestri, d'accordo con le ultime stime, rappresentano appena il 20% del quantitativo di droga che annualmente circola nel paese andino. Il documento del Dipartimento di Stato USA calcola un transito annuo di 120 tonnellate di cocaina attraverso i confini ecuadoregni. È diventato un importante paese di transito di droghe e sostanze chimiche necessarie alla loro preparazione. A contribuire a questo processo, come sempre, gli scarsi controlli nelle zone di frontiera, la diffusa corruzione e la debolezza delle istituzioni locali. E qui vediamo una serie di paesi, sempre di più, che scivolano in questo giro vizioso, come abbiamo visto anche per alcuni paesi africani, in questo giro vizioso fra narcotraffico, corruzione della politica, corruzione delle forze dell'ordine e anche naturalmente poi grande aumento di quella che è la violenza sociale, la violenza per strada e la violenza presente, insomma, nel paese, appunto. Paese apparente per il narcotraffico, anche messicano, qui un altro articolo ancora che parlano sempre della stessa, dell'Ecuador. Il fatto di avere due paesi vicini che producono droga come Colombia e Perù ha fatto sì che i narcos abbiano cominciato a utilizzare l'Ecuador come teatro dei loro affari e per il trasporto degli stupefacenti. In più, aver adottato il dollaro nel 2000 ha, diciamo, spinto anche il riciclaggio, che peraltro non era codificato in Ecuador fino al 2005. Quindi il riciclaggio in Ecuador, secondo Iturralde, che è il direttore dell'unità di analisi finanziarie, arriva a rappresentare il 3% del prodotto interno lordo nazionale, in totale pari a 21,5 miliardi di euro. Altro motivo di preoccupazione per l'autorità del paese andino è la presenza dei cartelli della droga messicani. Secondo l'UAF non si sono ancora stabiliti in Ecuador, ma lo utilizzano da tempo per i loro traffici. A dimostrarlo, ecco, tra l'altro c'è una curiosità, diciamo, nel maggio, quindi qualche tempo fa, ma non tanto, è precipitato un aereo in Ecuador, a bordo c'era una serie di cose, i corpi di due cittadini messicani sono stati ritrovati, 3 cagnolini, abiti, una copia di Playboy, una valigia azzurra con dentro $1 milione, cioè con un ritrovamento veramente, e è stato concluso dalle indagini intervenute, sono intervenuta anche la DEA, l'antidroga americana, ed hanno accertato che molto probabilmente i 5 milioni di dollari originali che dovevano essere sull'aereo era destinato a un laboratorio di coca scoperto dalla polizia. Resta l'interrogativo di dove sono finiti i soldi mancanti, e l'ipotesi è che le persone del luogo si siano precipitate sul luogo dopo l'incidente, si siano impossessati delle altre valigie che c'erano e quindi abbiano avuto la maniera di godere di 4 milioni di dollari, che deve essere stata per i contadini dell'Ecuador veramente una botta di fortuna incredibile. Poi, prima di passare da queste notizie sull'Ecuador al processo di Anzino, io volevo darti la notizia, non so se lo sai, che comunque è pertinente, diciamo, in parte al nostro argomento, che Pannella
è uscito un comunicato stasera che da domani, venerdì 8 giugno, riprenderà l'azione non violenta di sciopero della fame per l'amnistia, la giustizia e la libertà. E questo comunque è un argomento che riguarda in qualche modo l'antiproibizionismo, perché fra i numerosi carcerati che ci sono in Italia, detenuti nelle condizioni vergognose che noi sappiamo, ricordiamo che una grande percentuale, quasi la metà, sono detenuti comunque per reati legati alle leggi sulla droga. E quindi la sua importanza anche questa notizia per il nostro, per i nostri aggiornamenti. C'è stata ultimamente una conferenza stampa, dimmi. No, no, dicevo, certo, confermavo che appunto è importante, poi anche proveremo a dare risalto appunto a questa nuova attività di lotta intrapresa da Marco. Certo, certo. C'è stata una conferenza stampa al Teatro Valle questa settimana, dove sono andata, ho avuto il piacere di vedere Ruta Bianzino, che è il figlio di Aldo Bianzino, l'uomo trovato morto in carcere dopo neanche 24 ore di detenzione per coltivazione domestica di marijuana, un processo veramente oscuro, oscuro neanche tanto, insomma, comunque noi quei tanti processi pieni di lati oscuri, verbali falsificati, cose veramente video spariti, tutte le solite cose che ricorrono in questi processi per, fra virgolette, che è una violenza di Stato, perché così si dovrebbe chiamare, e la conferenza stampa era sull'opportunità di riaprire il processo Bianzino, che è stato archiviato. È stato archiviato perché la morte di Aldo è stata attribuita a un aneurisma ed è stata dichiarata una morte naturale. È venuto fuori nel frattempo nuovi elementi, come per esempio il fatto che le radiografie che mostrano l'aneurisma nel cervello di Aldo in realtà non sono del suo cervello, ma sono foto d'archivio. E questa è una cosa piuttosto grave, perché si tratta proprio di una, in qualche modo, di una falsificazione di indagine, perché vengono mostrate delle foto d'archivio come se fossero quelle del cervello di Aldo. In realtà questo aneurisma non è mai esistito, non c'è mai stato. Oltre a questo c'è anche il dato relativo al versamento di sangue dal fegato all'interno dell'addome, che non è compatibile, a seconda delle nuove perizie, con quello che hanno detto in carcere, che è dovuto alla rianimazione. Molto spesso, quando si trovano queste emorragie, questi fegati distrutti, queste morti dubbie che avvengono nelle carceri, si dice che il fegato si è rotto per una manovra di rianimazione. Il carcere è quel posto dove per rianimarti ti spaccano quattro costole e ti distruggono il fegato, no? Perché così purtroppo bisogna dire. Ora, la quantità di sangue presente non è assolutamente compatibile con un massaggio cardiaco fatto dopo morto, perché comunque le emorragie si manifestano in maniera diversa su un corpo morto, su un corpo vivo, e in questo caso non ti spaventare nei particolari, perché sono particolari medici, però ci sono anche altre lesioni che sono state risultate risultato dell'operazione di soccorso, per cui comunque ci sono degli elementi nuovi, per cui si chiede da parte del figlio, c'erano anche i genitori di Aldo, c'erano i due genitori di Aldo, il figlio Ruzza, l'avvocato, due parlamentari, Rita Bernardini per i radicali e un parlamentare del PD che io purtroppo non riesco in questo momento, Vantini mi sembra, ma non vorrei sbagliare, a ricordare il nome. Si chiede la riapertura del processo per questi nuovi elementi emersi, e sì, ecco, Walter Verini, PD. Interrogazioni parlamentari, questo è uno dei tanti terribili casi che c'entrano anche questi, perché naturalmente, perché quando uno poi entra in carcere, vengono picchiati in carcere anche detenuti che non hanno niente a che vedere con reati di droga, però molto spesso quando uno entra in carcere per questo tipo di reati, automaticamente, diciamo, perde ogni diritto, perché anche poi c'è una vergogna intorno anche da parte dei familiari, poi a dire che la persona era detenuta per motivi di droga, insomma, un po' anche su Cucchi abbiamo visto un po' questo meccanismo. Su Cucchi, come su questo caso, invece i parenti non hanno avuto timore di affrontare il giudizio pubblico, e in questo caso si richiede una riapertura del processo perché l'archiviazione non sta in piedi e la morte naturale è molto 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 improbabile che possa essere veramente naturale. Capito. Claudia, qualcosa in conclusione? Penso che stiamo agli ultimi minuti proprio. Sì, volentieri, guarda. Qui abbiamo una meravigliosa... Ah sì, ecco, volevo annunciare che, questo è importante, domenica 24 giugno, poi lo annuncerò anche altre volte fino a che non c'è, a Bologna si tiene la seconda assemblea nazionale
dell'ASCIA, l'ASCIA è l'Associazione per la sensibilizzazione sulla canapa autoprodotta in Italia. Il titolo è La canapa proibita, non sarà l'ora di piantarla? Seconda assemblea nazionale, 23 e 24 giugno a Bologna, centro turistico Città di Bologna, via Romita 12. Tutte le informazioni sono sul sito legalizziamolacanapa.org. Nei prossimi giorni, penso il 18, ci sarà anche una conferenza stampa organizzata da Rita Bernardini dei radicali, e su di questa poi le informazioni invece si troveranno sul sito radicali.it, che riguarderà la cannabis terapeutica e che poi annunceremo meglio anche nella prossima puntata. Sulle antidroghe rimandiamo magari un'altra volta, perché adesso non c'entra, è un discorso interessante, ma comunque lo possiamo benissimo rimandare alla prossima volta. E quindi io con questo vi bacio e vi saluto. Grazie, ringraziamo Claudia Sterzi e diamo appuntamento per la Leggera Euforia quindi alla prossima settimana. E questa è la trasmissione che registriamo, sarà in chiusura delle trasmissioni, quindi ringraziamo tutti coloro che ci hanno seguito in questa giornata di trasmissioni. Grazie, alla prossima. Grazie. Ciao. Gianni. Ciao.